Quando ho saputo il tema del TED di quest'anno, ho pensato ad aver fatto un gravissimo errore ad accettare. Non ho la più pallida idea di come saranno le città nel 2039, non ho la più pallida idea di come sarà la società in cui vivremo. Se ci pensate, gran parte delle previsioni che sono state fatte negli ultimi anni poi non si sono avverate. Nessuno aveva previsto internet, nessuno probabilmente aveva previsto la Brexit o il sovranismo con questa facilità. Quindi volevo iniziare con una provocazione, e ci avevo pensato fino a pochi giorni fa, salire sul palco con la slide che trovate alle mie spalle, dove c'è scritto «Il futuro non è scritto», dirvi che era compito di tutti noi provare a scrivere il futuro che ci aspetta e scendere. Avreste partecipato al TED più corto della storia. Quello di cui vi voglio invece parlare, però, è quello che sto cercando di costruire con il mio gruppo di ricerca, e in particolare vi voglio parlare di quello che si può fare oggi con l'intelligenza artificiale per capire le città e per capire cosa funziona e cosa non funziona nelle città. Perché le città? Perché ci sono dei trend a cui non possiamo non credere. Ad esempio, le Nazioni Unite ci hanno detto che nel 2030 noi avremmo 43 megalopoli, cioè città con più di 10 milioni di abitanti. Nel 2050 due persone su tre vivranno all'interno di città, quindi lasceranno la realtà rurale e si sposteranno in città. Questo che effetto ha? Effetti positivi o effetti negativi? C'è una semplice legge che alcuni fisici del Santa Fe Institute hanno elaborato, che si chiama equazione di scala, e dice che all'aumento della popolazione, al raddoppio della popolazione, quello che succede è che ci sono degli effetti positivi in maniera superlineare, cioè non sono solamente il doppio, ma qualcosa in più, il 15% in più. Questo significa che se una città diventa due volte più grande, diventerà più di due volte più ricca, diventerà più di due volte più creativa. Quindi le città più grandi sono quelle più creative. Le città più grandi sono anche quelle dove la ricchezza è maggiore. Ma ci sono solo aspetti positivi o anche aspetti negativi? In realtà non ci sono solo aspetti positivi. Ad esempio, le città più grandi sono anche le città dove il numero di crimini è maggiore. Le città più grandi sono anche le città in cui la capacità di inquinamento è maggiore, la velocità con cui si diffondono le epidemie è maggiore. Quello che quindi abbiamo cercato di fare con il mio gruppo di ricerca è cercare di capire qualcosa in più rispetto a questa semplice legge. Ci siamo chiesti che cosa rende una città vivibile e una città no. Ad esempio, che cosa fa sì che tutti noi, vorremmo passare del tempo probabilmente a New York, ma non a Detroit? Per fare questo, ci siamo rifatti non a qualcosa del futuro, ma a qualcosa del passato. Siamo partiti da una teoria di un'attivista urbana che si chiama Jane Jacobs, che negli anni 60 ha scritto un libro fantastico che si chiama La vita e la morte delle grandi città americane. In questo libro, lei cerca di spiegare che cosa rende un quartiere vivo e che cosa invece ne rende impossibile la vita. La vitalità di un quartiere, per Jane Jacobs, è data dalla possibilità di avere un continuo scambio di relazioni e di interazioni nel quartiere, di avere pedoni tutto il tempo, di avere quello che lei chiama un balletto che avviene durante tutta la giornata. Le persone si incontrano, scambiano idee, litigano, c'è innovazione. Questa è l'idea essenzialmente di quartiere di Jane Jacobs, e questa comunità che si crea è anche una comunità che rende la città più sicura. Perché questa cosa avvenga, Jane Jacobs aveva identificato quattro condizioni. Un quartiere di questo genere deve essere un quartiere molto attrattivo, dove molta gente vuole andare a vivere, dove molta gente vuole andare a lavorare. Quindi deve esserci quello che i fisici avevano individuato, deve essere un posto dove molte persone abitano e vanno a lavorare. Un'altra condizione è che in un quartiere di questo genere deve esserci una certa struttura della città. Devono esserci piazze, devono esserci molti incroci, devono esserci luoghi in cui potersi incontrare. Un quartiere di questo genere poi deve avere più di una funzionalità, deve essere non solamente il posto dove si va a dormire, quindi non deve essere un quartiere dormitorio, solamente residenziale,
Non deve essere il posto dove si va solamente a lavorare, quindi un posto di grandi aziende e grandi fabbriche. Non deve essere il posto dove ci sono solamente grandi centri commerciali, ma devono esserci tutte e tre queste cose allo stesso tempo. La quarta condizione è poi che deve essere un quartiere in grado di attirare persone differenti, differenti per obiettivi, differenti per condizioni socio-economiche. Deve essere un quartiere che è in grado di avere anche diversi tipi di attività economiche, deve avere il piccolo negozio insieme alla grande azienda. Queste sono le condizioni che secondo Jane Jacobs rendono un quartiere vitale. Però questa era una teoria che era stata scritta in realtà per salvare un quartiere che era Greenwich Village, ma non era mai stata provata, mai stata testata. Quello che abbiamo fatto con il mio gruppo di ricerca è partire dai dati che oggi noi possediamo, cioè le grande quantità di tracce digitali che lasciamo, ad esempio con l'uso dei nostri cellulari, che ci dicono dove passiamo il tempo, i luoghi che frequentiamo, e anche le altre informazioni che si possono ricavare, ad esempio le informazioni sulla struttura di una città che possiamo avere da una mappa come OpenStreetMap, che è un Google Map aperto e costruito dalle persone, oppure le informazioni sui luoghi che possiamo ottenere da Foursquare, le immagini che possiamo avere da Google Street View. Unendo tutte queste informazioni e utilizzando gli algoritmi di intelligenza artificiale, siamo stati in grado di validare le teorie di Jane Jacobs e di capire veramente che cosa funziona e non funziona all'interno di una città. Capire ad esempio l'importanza che ha la diversità di persone che frequentano un quartiere. Sulla città di Londra siamo riusciti a dimostrare che avere un quartiere con queste caratteristiche vuol dire avere un quartiere con meno crimini, un quartiere più sicuro. Ma conta solamente come una città è costruita, come una città è fatta, o conta anche l'aspetto estetico di una città? Molti di voi, posti davanti a questa domanda, e se dovessero decidere dove passeggiare, sceglierebbero sicuramente una delle due strade, quella che appare più sicura, non quella che appare meno sicura. Questo è quello che ha fatto come studio l'MIT, che ha deciso di chiedere a persone come noi di decidere, davanti a coppie di strade prese da Google Street View, di scegliere quale delle due veniva percepita come più sicura. E questo è stato fatto per la gran parte delle città del mondo. Il problema è che però fare in questo modo, con questo strumento, significava avere pochissimi voti per pochissime strade in giro per il mondo. E questo non basta, perché a noi ci interesserebbe avere un'informazione di questo tipo per ogni città e per ogni strada di ogni città. E per fare questo, quello che si può utilizzare è l'intelligenza artificiale, si può utilizzare la visione artificiale, la computer vision, si possono dare queste immagini in pasto a degli algoritmi che siano loro a decidere di attribuire un punteggio di sicurezza percepita, imparando da quello che hanno fatto prima di loro gli umani. Allora, quello che abbiamo fatto è stato costruire un algoritmo di questo genere e per diverse città italiane siamo stati in grado per ogni strada di dire qual era il livello di sicurezza percepita della strada. Una volta che abbiamo fatto questo ci siamo chiesti: ma questo qui ha un effetto realmente in come le persone passano il tempo all'interno di quella strada? E abbiamo utilizzato un'altra sorgente di dati che oggi è a disposizione. Abbiamo utilizzato i dati dai cellulari e siamo stati in grado di predire che tipo di persone c'erano semplicemente dalla percezione di sicurezza di un luogo. Abbiamo scoperto che, ad esempio, luoghi percepiti come più sicuri sono luoghi dove c'è una maggioranza di persone anziane, c'è una maggioranza di donne, molto di più rispetto a quelle che realmente vivono in quel posto. Passano il loro tempo in luoghi che sono percepiti come sicuri. Poi abbiamo fatto un'altra cosa. Ci siamo chiesti: ma come decide l'algoritmo che assegna questi punteggi di sicurezza? Che cosa utilizza per decidere? E quindi abbiamo offuscato parti di queste immagini e abbiamo cercato di capire quali erano le decisioni che l'algoritmo prendeva. E ci siamo accorti che ci sono alcune caratteristiche di come appaiono nelle nostre città che sono fondamentali. Ad esempio, l'avere dei giardini ben curati o l'avere certe strutture delle case. Le case che hanno balconi molto evidenti, che si affacciano
sulla strada sono strade che permettono e danno una percezione di sicurezza maggiore agli abitanti. E questa è una teoria che per molto tempo è stata in voga nelle teorie dell'urbanistica, ma che nessuno prima aveva validato e che il nostro algoritmo è stato in grado di validare. Ma adesso abbiamo quindi tutti gli strumenti per capire cosa funziona e cosa non funziona all'interno di una città, quali sono gli elementi che funzionano, quelli che non funzionano, quali sono i comportamenti che vanno bene e quelli che vanno meno bene. Ma basta questa cosa qui? L'intelligenza artificiale ci può permettere anche di fare altro? In realtà sì, l'intelligenza artificiale ci può permettere, utilizzando le generative adversarial network, quindi il deep learning, ci può permettere di costruire delle città ideali, imparando che cosa va bene e che cosa non va bene per una città. Noi siamo in grado oggi di generare immagini, video e strutture fisiche di quelle che sarebbero le città ideali. Siamo in grado di capire come una città come Roma può, mantenendo la sua vitalità, la brillantezza dei suoi quartieri, lo scambio e la gioia dei suoi abitanti, diventare anche una città meno inquinata, meno trafficata e via dicendo. E che cosa può servire per fare questo? E lo possiamo costruire con degli algoritmi prima di portarlo nella vita reale. Questi strumenti dovrebbero diventare oggi qualcosa che è un strumento non solo dei ricercatori, dovrebbero uscire, dovrebbero diventare strumenti delle persone che prendono le decisioni, strumenti dei cittadini che dovrebbero vedere che cosa succede se si cambia un pezzo della loro città, quali sono gli effetti, e che possono in questo modo decidere insieme ai politici e ai decisori. Quindi, come vi avevo detto all'inizio, io non ho la più pallida idea se nel 2039 noi avremo macchine volanti alla maniera di Blade Runner, avremo una città con orti in ognuno dei grattacieli, questo non lo so. So che oggi abbiamo tutti gli strumenti per capire che cosa funziona e non funziona di un quartiere e di una città. Abbiamo anche gli strumenti per costruire una città ideale, che è qualcosa a cui gli esseri umani hanno sempre cercato di arrivare, ma una città ideale che dovrebbe essere non una città ideale per le forme, una città intelligente o produttiva, dovrebbe essere la città che soddisfa, come direbbe Jane Jacobs, le esigenze di tutti i suoi abitanti, non solo di una parte, di tutti. Buone esplorazioni di futuro e buone costruzione di futuro. Grazie.